Buonasera dal TG Marche, i titoli di questa edizione. A Falconara il primo arrivo di feriti, adulti e bambini da Sarajevo. È cominciata però tra le polemiche questa nuova operazione di salvataggio. Ferragosto in tono minore nelle Marche, giornata tranquilla mentre cominciano i primi rientri dalle vacanze. Il Rossini Opera Festival di Pesaro celebra una sua grande protagonista, Cecilia Gasdia, premiata con il Rossini d'Oro. In primo piano dunque il bilancio di una giornata di grande importanza per il contributo che attraverso l'aeroporto di Ancona la comunità internazionale ha cominciato a dare facendo uscire i primi feriti bosniaci dall'inferno della guerra. Un Ferragosto particolare, molto intenso, fisicamente vicino ma invece distante mille miglia dalla giornata simbolo dell'estate e delle vacanze. L'attesa di giorni si è quindi materializzata questa mattina poco prima di mezzogiorno con il primo volo carico di feriti. Ma seguiamo insieme il servizio della collega Nicoletta Grifoni. Alle 14.47 il Tupolev della flotta aerea russa inizia a rullare sulla pista dell'aeroporto di Falconara. Entro pochi minuti decollerà destinazione Londra. Ha a bordo 21 persone, feriti e malati gravissimi giunti in Italia alle 11.40 provenienti da Sarajevo. Tra loro 7 bambini accompagnati da genitori e fratellini. Il più piccolo è Eldar Kalamujic, 8 mesi. La più grave è Belma Shalaka, 3 anni, musulmana, affetta da una meningite che ha già dato segni di compromissione cerebrale. In un primo tempo era stata esclusa dalla lista dei partenti perché ritenuta intrasportabile. È scesa per prima dall'Hercules C-130 della RAF, immobile sulla barella. Per permetterle di affrontare il viaggio le hanno somministrato, pare, un forte sedativo e l'hanno attaccata ad un respiratore artificiale. Davanti agli obiettivi alle telecamere di mezzo mondo, nell'aeroporto di Falconara, che sembra diventato un angolo d'Inghilterra per la massiccia presenza di addetti e cronisti da Londra, passa l'agonia di Sarajevo, esplosa tra i veleni delle polemiche con un anno di ritardo nelle coscienze dell'Europa. I feriti e i malati vengono alloggiati nel piccolo ospedale da campo allestito in tutta fretta per questa sosta tecnica in attesa del viaggio successivo verso Londra. Alle 14 è partito un Hercules C-130 dell'aeronautica svedese. A Sarajevo ha imbarcato altri 37 passeggeri, di cui 18 malati gravi e 3 bambini. Pochi minuti dopo il decollo avverte la torre di controllo che per problemi tecnici dovrebbe essere costretto a tornare a Falconara, ma l'allarme rientra dopo mezz'ora. L'aereo svedese andrà a Norrköping e poi a Stoccolma. Alla fine di questa giornata saranno 77 le persone evacuate dalla capitale bosniaca, dove, testimonia un reporter della Associated Press imbarcato sul C-130 britannico, mentre si imbarcavano i feriti, si sparava ancora. Sarajevo, a Londra e Stoccolma, 39 feriti gravi, mentre i serbi si ritirano dalle montagne intorno alla capitale. Domani riprende il negoziato a Ginevra. Concluse a Denver l'ottava giornata mondiale della gioventù. Combattete la cultura di morte, dice il Papa ai giovani, e non vergognatevi più del Vangelo. Lotta alla criminalità, bilancio positivo per il ministro dell'Interno Mancino in visita a Milano per Ferragosto. Intervista al TG1. Hanno accettato di essere rimpatriati a scaglioni entro l'anno i circa 400 palestinesi deportati dagli israeliani dai territori occupati nel Libano meridionale. Città deserte, gran folla nelle località di villeggiatura, ma il turismo perde terreno, impennata del traffico su strade e autostrade del nord Italia. Ai mondiali di atletica ancora una medaglia d'argento per l'Italia con De Benedictis, secondo nei 20 km di marcia. Tra poco la sfida dei 100 metri tra Lewis, Christie e Kesson. Buonasera. Finalmente notizie positive dalla Bosnia, dove i serbi si sono ritirati dalle alture sopra Sarajevo e quindi domani potranno finalmente riprendere i negoziati di pace. E i primi 39 feriti sono stati fatti uscire dalla città assediata e avviati verso ospedali svedesi e britannici. L'aereo che trasportava i feriti diretti in Gran Bretagna ha fatto scalo ad Ancona e sotto gli obiettivi delle telecamere è passata una processione di umanità dolente, di dolori che ora troveranno forse sollievo grazie soprattutto a quella bambina, Irma, che continua a lottare per la vita e la cui immagine ha commosso il mondo. Alle 14.47 il Tupolev della flotta aerea russa inizia a rullare sulla pista dell'aeroporto di Falconara. Entro pochi minuti decollerà destinazione Londra. Ha a bordo 21 persone, feriti e malati gravissimi giunti in Italia alle 11.40 provenienti da Sarajevo. Tra loro 7 bambini accompagnati da genitori e fratellini. Il più piccolo è Eldar Kalamujic, 8 mesi. La più grave è Belma Shalaka, 3 anni, musulmana, affetta da una meningite che ha già dato segni di compromissione cerebrale. In un primo tempo era stata esclusa dalla lista dei partenti perché ritenuta intrasportabile.
immobile. È scesa per prima dall'Hercules C-130 della RAF, immobile sulla barella. Per permetterle di affrontare il viaggio le hanno somministrato, pare, un forte sedativo e l'hanno attaccata ad un respiratore artificiale. Davanti agli obiettivi alle telecamere di mezzo mondo, nell'aeroporto di Falconara, che sembra diventato un angolo d'Inghilterra per la massiccia presenza di addetti e cronisti da Londra, passa l'agonia di Sarajevo, esplosa tra i veleni delle polemiche con un anno di ritardo nelle coscienze dell'Europa. I feriti e i malati vengono alloggiati nel piccolo ospedale da campo allestito in tutta fretta per questa sosta tecnica in attesa del viaggio successivo verso Londra. Alle 14 è partito un Hercules C-130 dell'aeronautica svedese. A Sarajevo ha imbarcato altri 37 passeggeri, di cui 18 malati gravi e 3 bambini. Pochi minuti dopo il decollo avverte la torre di controllo che per problemi tecnici dovrebbe essere costretto a tornare a Falconara, ma l'allarme rientra dopo mezz'ora. L'aereo svedese andrà a Norrköping e poi a Stoccolma. Alla fine di questa giornata saranno 77 le persone evacuate dalla capitale bosniaca, dove, testimonia un reporter della Associated Press imbarcato sul C-130 britannico, mentre si imbarcavano i feriti, si sparava ancora. Questa è Alma, 4 anni, che seguirà a Londra la mamma ed il fratellino malato di leucemia. Lui è Avis, è stato ferito alla schiena dalla scheggia di una granata e rischia la paralisi. E quell'esserino abbandonato tra le braccia della madre è Belma, era sfuggita con la sua famiglia ai massacri di Foggia ed ora rischia di morire di meningite. Sono partiti stamane qui da Sarajevo 11 bambini e 28 adulti feriti, ammalati, in cerca di salvezza in Inghilterra e Svezia. Sono partiti sotto gli occhi del mondo, sommersi dagli scatti impietosi delle macchine fotografiche, scrutati dalle nostre telecamere. Soprattutto loro, i bambini, la sofferenza più emblematica di Sarajevo. Documento di una tragedia o spettacolarizzazione del dolore? La polemica è stata innescata ieri dal responsabile sanitario dell'ONU qui a Sarajevo. Bambini mostrati come allo zoo è l'accusa. Bambini richiesti come ad un supermarket, mentre l'Occidente non si preoccupa degli adulti e degli anziani, che come i bambini soffrono e muoiono in tutta la Bosnia. Una verità certamente, ma forse non tutta, come mostrano i fatti documentati dalle autorità sanitarie bosniache. E difatti dicono che da Sarajevo erano stati evacuati in un anno e mezzo 192 malati. Oggi, dopo la denuncia spettacolo, ben 39 sofferenti potranno forse salvarsi. I fatti dicono ancora che la Commissione Medica ONU, su 600 casi di evacuazione proposti, ci ha detto il ministro della Sanità bosniaco, ha avuto tempo di esaminarne sino a ieri solo 139. Sarajevo, che si sente abbandonata dal mondo, non sembra disposta dunque a concedere grande autorità morale a chi rappresenta l'impotenza del mondo e della comunità internazionale. Quell'autorità morale che invece circonda il vescovo cattolico Pulice, che stamane nella cattedrale Stracolma ha ancora una volta ammonito le fazioni politiche in lotta, serbe, croate e musulmane, e le autorità del mondo. Siamo stati abbandonati da tutti, ha detto il vescovo, ma restiamo uniti nella nostra fede assieme ai fratelli musulmani ed ortodossi, forti delle attenzioni del Santo Padre, che da Denver, assieme ai giovani del mondo, prega per noi. Le milizie dei serbi hanno completato il ritiro dai monti Igman e Bjelašnica, che avevano conquistato 3 settimane fa e da cui dominavano completamente Sarajevo. Da domani riprenderanno le trattative di pace di Ginevra.